Siamo a Borgo Valsugana. Per chi come me per moltissimi anni, arrivando da Trento, arrivava a Borgo Valsugana, il simbolo era una statua imponente all'ingresso del paese. Era il suo biglietto da visita, originale, artistica, molto bella. Era la fontana in rame realizzata da Egidio Casagrande. Da qualche anno non c'è più. Scopriamo dov'è. Siamo nel giardino di Casagrande, dove Ezio Casagrande ci ha accolti e abbiamo scoperto dov'è la fontana famosissima che si trovava all'ingresso del paese di Borgo Valsugana. Ezio, grazie per averci accolti. Prego, volentieri. In che anni è stata costruita questa fontana? Nel 1955 mio papà l'ha fatta, poi l'ha sospesa per andare avanti con una statua alta 16 metri della Madonna, che oggi è il santuario dell'Europa Unita, però l'aveva fatta in 2-3 anni con l'ausilio degli operai artisti che aveva, che a quel tempo erano più di 100, e appunto l'ha finita nel 59. Poi aveva conosciuto a Firenze, esponendola a Firenze alla fiera, dell'Argentina, dei politici argentini, che l'ha detto: perché non mette fra le sue ballerine anche l'Evita Perón, che ci interesserebbe, così compriamo anche la fontana. Allora mio papà le ha fatto la statua dell'Evita Perón, che dopo ve la faccio vedere, l'ha messa in cima alla fontana, e lì, e dopo non si è più visto i peronisti, perché si vede che è caduto il governo o qualcosa, vero? E allora mio papà se l'ha tenuta all'ingresso del paese, è rimasta lì dove adesso c'è la rotatoria, abbiamo dovuto levarla per quello, è rimasta lì 50 anni. È stata visitata dall'estero, dagli italiani, da tutto, fotografie sono sparse dappertutto, che sia bella sia brutta, tutti la fotografavano. Era un biglietto da visita del paese, arrivando poi da Trento, andando giù verso Bassano, l'avevi proprio davanti, l'avevi. L'opera è in rame, tutta lavorata a mano, è uno spessore da 15 decimi, tutto a martello, che abbiamo anche delle documentazioni degli operai che aiutavano a fare i pezzi e tutto, poi è stata montata e messa lì. Ezio, ci puoi raccontare che cosa rappresenta ai vari livelli questa scultura? Ad esempio, questo qui è il gigante grosso, allegro, con l'uva sulla testa, persona molto allegra, che era un anziano di Borgo che l'ha preso giù proprio lui uguale. E porta il mondo. Porta il mondo, perché sopra dopo appunto andava le ballerine e l'Evita Perón. L'altro al di là, che è magro, è tutto pieno di bisce in testa, magro, avido, perfido e tutto, è l'altra parte dei due giganti, uno felice e l'altro crociato. Allora, abbiamo descritto la base della fontana con questi giganti. Il livello superiore sono le ballerine? Le ballerine di cui portavano sopra l'Evita Perón. Sono sempre realizzate in rame? Tutto rame, martellato a mano da 15 decimi. E le ballerine quante sono? Sono 4 più quella superiore che era l'Evita Perón. L'azienda Casagrande non ha realizzato soltanto ovviamente questa bellissima fontana. Ci sono opere di ogni tipo, dalle cupole per le moschee, tantissime cose, vasi bellissimi, e questa armatura. Ezio, ha una bella storia, eh? Questa, di queste ne abbiamo fatto mezzi busti e anche intere, per il film di Ben-Hur, caduto impero romano, i 10 comandamenti, servivamo le ditte di Bologna e di Roma ai cui noleggiavano tutti questi pezzi, e anche la partita a scacchi di Marosti, che abbiamo fatto tutti i pezzi. Ezio, veramente grazie per questa visita particolareggiata e per aver scoperto nuovamente dov'è la bellissima fontana. Finalmente. Sì. Grazie a voi.